È una ideologia che si è costruita proprio a partire da un'idea di persona che definisce se stessa. È forse un preoccupante segnale di questo uomo contemporaneo che non riconosce la natura, neanche in un'identità quale quella sessuale che è un dato donato proprio dalla natura. E purtroppo su questa ideologia del gender l'uomo contemporaneo vuole smantellare parole chiare come matrimonio, come padre, come madre. È scandaloso, sconvolgente che una legge proibisca parole così chiare all'umano come la paternità e la maternità. Quindi sul gender purtroppo è in atto una grande battaglia culturale e antropologica e bisogna essere molto vigili perché si travolge l'identità dell'umano.